Estoy con Agustín Madala en su casa de Buenos Aires y nos va a contestar unas pequeñas preguntas en italiano. Acabas de jugar el Campeonato Sudamericano Transnacional de Montevideo. ¿Qué impresiones te dejó el evento? Beh, sono molto contento di aver assistito a questo campionato perché erano molti anni che non avevo l'opportunità di andare a un campionato sudamericano con tutti gli amici brasiliani, argentini, cileni. Più che altro molto contento dell'organizzazione, del gioco, si è giocato in un ambiente molto allegro, molto familiare, molto familiare. Siamo arrivati in finale, abbiamo perso di poco all'ultima mano, un po' triste di quello, ma molto contento con tutto quello che si è creato durante il campionato. Veramente un'impressione molto, molto, molto buona. Durante el campeonato sudamericano se conoció la carta de renuncia de María Teresa Lavazza a la vicepresidencia de la Federación Italiana y todo lo que eso implica. ¿Cómo te afecta esto en lo personal? Beh, en el ámbito personal creo de ser tanto triste como todos los otros, dal punto de vista en que María Teresa es stata una persona veramente importante per me nell'ambito del bridge, no? Credo che lei mi ha dato delle grosse opportunità tanto nella squadra Lavazza come nella nazionale. Intanto come CT della nazionale ce l'ho avuta solo per due campionati, quindi non ho quel rapporto dei ragazzi, di Lorenzo, Norberto, Giorgino, che l'ha avuta per moltissimi anni, avendo dei successi fantastici. Credo che in base a loro e anche a lei hanno creato probabilmente una delle squadre più forti del mondo. Sono molto triste dal punto di vista in cui lei ci lascia un po' da soli, ma sono un po' d'accordo con lei, le cose sono diventate più difficili, più tutto. Da quando sono usciti Fantoni Nunes dalla nazionale c'è stato sempre un ambiente teso, credo che la squadra non è stata poi così tifata come prima. Credo che lei sia un po' stanca di tutto questo, che preferisca di avere un ambiente più tranquillo, più rilassato, non lo trova. Però qual è tua opinione del miglior metodo per arrivare, per formare una nazionale? Non solo per Italia, per qualche paese. Beh, in quello sono molto d'accordo con quello che vi ha detto Norberto. Credo che in Italia per moltissimi anni questo metodo di CT, di capitano selezionatore, è stato molto molto buono, cioè con degli ottimi risultati, portando sempre la squadra più forte ai campionati. E credo quello un po' che è dispiaciuto molto a Maria Teresa, è dispiaciuto molto anche a noi, che dopo tantissimi successi sia stato messo in agitazione la sua propria scelta di portare me e Norberto al posto di Fantoni Nunes, che sembrava una scelta probabile. Credo che a quel momento eravamo quattro coppie e il posto c'era per tutte e quattro le coppie, no? Credo che se al Brice si potesse giocare in otto saremmo tutti contenti e nessuno si sarebbe mai disturbato. Credo che negli altri paesi, tipo gli Stati Uniti o mismo l'Argentina, cioè nell'Argentina ci sono sempre stati moltissimi giocatori di alto livello, credo che la selezione
in alcun modo sia la cosa giusta da fare. Non sono sicuro se di selezione a coppia, squadre o come, ma credo che venga fatta la selezione. Una ultima pregunta. ¿Qué le dirías al aficionado italiano respecto a la qué puede esperar en Dublín ahora? Te está yendo pasado mañana a jugar el europeo de Dublín. Noi partiamo sempre con la voglia di vincere. Noi vogliamo vincere, siamo dei bravi giocatori, bravi professionisti e credo che abbiamo sempre dimostrato di dare il tutto anche quando rappresentiamo la nazionale. Io so che l'obiettivo della nazionale sia qualificarsi per il mondiale, ma credo che tutti e sei, anche Maria Teresa, andiamo a Dublino per portarci una medaglia, di sicuro. Bueno, mucha suerte, Agustín. Nos vemos a la vuelta.